Buonasera ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, in questo nuovissimo video vi voglio parlare dei manipolatori, come riconoscerli e come comportarsi con loro. Premetto che non sono una psicologa, quindi vi parlo non come un'esperta del settore, ma come una persona che vuole farsi quattro chiacchiere per intenderci, quindi quello che vi dirò prendetelo con le pinze. Allora, manipolatore, lo dice la parola stessa, è colui che manipola l'altra persona. Come riconoscerla? È proprio difficile riconoscerla in realtà, proprio perché si tratta di un manipolatore. Quindi è difficile, comunque le caratteristiche sono queste. Il manipolatore vuole sempre aver ragione lui, sempre. Per esempio, se dovete fare, che ne so, una vacanza, il posto che decidete voi avrà solo difetti, solo. Invece il posto che decide lui avrà solo i pregi. Manipolatore è comunque sempre disponibile ad aiutarvi. Vi serve un favore? Ve lo trovate proprio a casa, ovunque voi siate, proprio sempre disponibile, però in realtà la sua è una strategia per avere qualcosa in cambio. Ad esempio, che ne so, il manipolatore, c'è un'ipotesi, vi fa, che ne so, favore che voi siete molto impegnati, quindi vi chiede: posso guardare io i vostri bambini? Voi accettate, se chiaramente è una persona fidata di cui voi vi fidate tutto, però poi in cambio, che ne so, vi chiede un favore più grande, tipo che ne so, che dovete stare, per esempio, notte e giorno a casa sua perché ci sta, che ne so, sua mamma, per esempio, allettata, che non si può muovere, quindi vi chiederà sempre una cosa più grande. Cioè, sembra che vi fa un favore, però poi alla fine vi chiede qualcosa di molto più grande. Manipolatore è anche un bugiardo patologico. Sa mentire veramente molto bene, voi è difficile che capite quando una persona, un manipolatore è bugiardo. Perché? Perché per riconoscere le bugie, e questo penso che farò un video a parte, per riconoscere le bugie di solito ci sono dei segnali verbali e non verbali. Però il manipolatore è abile nel dire le bugie che voi non ve ne accorgete proprio. Ad esempio, un segnale di bugia, però vi faccio soltanto un esempio perché sennò vado a fare un altro video che non c'entra nulla. Per esempio, se ti tocchi l'occhio, vuol dire che stai mentendo. Però il manipolatore è più furbo e riesce a manomettere in un certo senso questi segnali. Il manipolatore riesce anche a farti una sorta di violenza psicologica, tipo crea dipendenza affettiva, se si tratta di un compagno, una compagna di vita, ma anche di un amico. Una certa di dipendenza affettiva, si dimostra come il miglior amico. Proprio così. E una volta che voi avete avuto, diciamo, siete entrati in questa specie di vortice, il manipolatore vi distrugge ogni cosa. Cioè, dopo che ha creato la dipendenza affettiva, per esempio, può inventarsi una scusa, ipotesi, per andarsene, per esempio, e voi state male. Però in realtà era tutta una tattica studiata a tavolino.
Perché dopo che c'è la dipendenza affettiva, chiaramente, manipolatore anche grazie a questo, tipo, se non fai questa cosa, io me ne vado da te, per esempio, questa è una sorta di manipolazione, perché dopo che il manipolatore ha, tra virgolette, preparato il terreno, creando una certa dipendenza, da lui, punto. Voi dipendete esclusivamente da lui. Voi, pur di non farlo andare, perché poi è come, che ne so, per un fumatore fare a meno delle sigarette o per un drogato fare a meno di droga. Per voi è come una droga. E voi siete costretti a fare tutto ciò che vuole lui, anche cose che voi normalmente non fareste mai. Queste, secondo me, sono le caratteristiche più importanti, di un manipolatore. Però premetto che queste caratteristiche potrebbero essere anche di una persona innocente, cioè una persona che fa le stesse cose, ma in maniera innocente, cioè a fin di bene, in maniera ingenua, come per dire. Ed è per questo che è difficile riconoscere un manipolatore. Ah, soprattutto il manipolatore è uno che gioca spesso a fa la vittima. Infatti, parecchie volte si trovano questi manipolatori che sono delle vittime, dicono: ma sai, io ho sofferto, io pensa che ho fatto la guerra e mi sono salvato per miracolo, però mo poi magari non è vero. Volevano soltanto fare la vittima per farvi, in un certo senso, provare pietà. Pena è quello che è. Fatto sta che è difficile, perché comunque potete incontrare anche una persona che presenta, come vi ho detto prima, tutte queste caratteristiche, compreso l'ultima che ho aggiunto adesso, e non è un manipolatore, quindi è molto difficile. Fatto sta che se avete il minimo dubbio che la persona in questione stia manipolando, scappate. Scappate perché questi sono dei vampiri. Vi succhiano praticamente tutte le energie perché ci sanno fare, creano dipendenza affettiva, quindi voi avete bisogno. Però dovete sapere soltanto una cosa, che se voi state con una persona del genere, in realtà il male lo state avendo voi, non il manipolatore, anzi il manipolatore ci gode perché si trova di fronte una vittima, un'altra vittima da annullare. Chiaramente mi rendo anche conto che se c'è dipendenza affettiva è molto difficile lasciar perdere, perché se si crea una certa dipendenza, poi è chiaro, a un fumatore vuoi togliere il fumo? Quindi è la stessa cosa. In questo caso vi consiglio di andare in questi centri specializzati, se avete il minimo dubbio, chiaramente. Questi centri appunto antiviolenza, perché secondo me anche subire manipolazione affettiva, secondo me è violenza. Certo, non è violenza fisica, non è che il vostro compagno o la vostra compagna vi tira uno schiaffo, però secondo me è sempre violenza, perché qualunque cosa che ci fa stare male è violenza, non per forza che debbano volare schiaffi, pugni e quello che è. Anche la violenza psicologica esiste. Quindi vi consiglio di andare in questi centri e vi aiuteranno loro a uscire fuori da questa situazione, perché io penso, questo video l'ho fatto per, appunto, per tutte quelle persone che stanno avendo un momento difficile perché pensano o sono sicuri di stare a contatto con un manipolatore. Di solito è dura quando il manipolatore è una persona molto vicina a noi, tipo un fidanzato o una fidanzata, di solito. Perché in quel caso è difficile, molto difficile. Però io ho fatto questo video per tutte queste persone
Per dirvi che voi senz'altro meritate di meglio, perché una persona che vi manipola, secondo me, secondo il mio modesto parere, non è in grado di amare, o perlomeno non sa farlo nel modo giusto, nel modo in cui voi meritate di essere amati o amate. Bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, così se esce qualche altro video non ve lo perdete. Ciao ragazzi!